Buongiorno a tutti elettronauti, oggi siamo a Modena, nella Motor Valley italiana, per un'auto speciale. Cosa sarà? Estrema è stata fondata dall'imprenditore Gianfranco Pizzuto, un nome che conosciamo già, è il cofondatore e finanziatore della Fisker Automotive e personaggio molto attivo nel panorama elettrico. È proprio qui dove accadono i miracoli, nella Motor Valley italiana, in una serie limitata di soli 61 esemplari, produrrà una hypercar con caratteristiche pazzesche, 2040 cavalli e una velocità di oltre 320 km orari. Chiaramente si tratta di un progetto molto complesso, ma Estrema non è sola, è infatti circondata da diverse aziende italiane del distretto dell'automotive torinese e modenese, come Epta Design, Est Mobile, Tetra Engineering Torino e UCIF Modelli. Partiamo come sempre dalle dimensioni, è lunga 468 cm, larga 205 e alta 114 e grazie all'impiego di tecnologie innovative l'auto dovrebbe pesare solo 1500 kg, un vero record per le supercar elettriche che spesso hanno un peso attorno alle 2 tonnellate per via dell'enorme peso della batteria. Qui infatti la batteria peserà solo 300 kg. Ed è proprio la sua batteria la cosa più interessante ed è anche la più costosa, costa infatti circa 1000 euro al chilogrammo, ma ne parliamo più tardi. Diamole un'occhiata un po' più da vicino, dal punto di vista estetico Automobili Estrema ha puntato su quattro parole chiave: romanticismo, eleganza, purezza ed equilibrio. Romanticismo come sensazione di eccitazione e mistero, eleganza come qualità di essere aggraziati nell'aspetto e nei modi, proprio come vuole lo stile italiano, classico e senza tempo. La purezza invece è intesa come capacità di escludere elementi non necessari per un design essenziale, pulito e funzionale. Ed infine l'equilibrio. Inteso come dote di combinare questi elementi diversi nella giusta proporzione. È un'auto incredibilmente raffinata, è innegabile, dalle forme moderne ma non eccessive, con tanti elementi chiaramente derivati dal mondo racing, nonostante l'assetto da competizione però avrà l'omologazione stradale. Sono tanti gli elementi aerodinamici in carbonio studiati in ogni minimo dettaglio, a partire dall'ala mobile posteriore, i copricerchi, l'estrattore, che si inseriscono su superfici fluide e filanti. Oltre al carbonio, per la carrozzeria, troviamo anche pannelli di metacrilato riciclato ad altissima trasparenza, con luci a LED RGB, capaci di creare un design unico per i gruppi ottici posteriori, un effetto guida luce che ricorda i fasci di illuminazione delle fibre ottiche e per finire la terza luce dello stop integrata nel particolare a forma di pinna di squalo, ancora trasparente. Scorrendo sulle fiancate poi scorgiamo le maniglie, no anzi non le scorgiamo perché sono integrate, completamente touchless ed un sistema di telecamere sui lati esterni dei parafanghi al posto degli specchietti retrovisori. In linea generale tutto questo connubio si rifà un po' alle supercar degli anni 60, anche il logo a forma di scudo si ispira alla storia dell'automobile italiana. Notiamo poi il fulmine incastonato sullo sfondo azzurro che simboleggia l'energia della velocità e dell'energia pulita. Un omaggio poi alla storia d'Italia e anche il colore scelto, azzurro Savoia. E per finire anche i cerchi sono tutti italiani, saranno prodotti infatti da OZ Racing, sono in magnesio. Pesano pochissimo, fantastici. Non c'è che dire, a livello non solo di design, Fulminia vuole essere una nuova eccellenza del Made in Italy.
In apertura vi avevo parlato dei suoi 2000 cavalli e della velocità massima di oltre 320 km/h. Ecco, Estrema Fulminea è mossa da 4 motori elettrici capaci di sviluppare una potenza massima di ben 1,5 MW, con un valore di accelerazione da capogiro. L'azienda infatti dichiara un tempo da 0 a 100 in meno di 2 secondi e inferiore ai 10 secondi per passare da 0 a 320 km/h. E come vi dicevo, la parte più interessante, almeno per me, è la batteria. Ad alimentare l'auto infatti ci sarà una batteria ibrida al litio e allo stato solido da 100 kWh, prodotta dalla belga Avesta Battery Engineering in collaborazione con la Imercar Electronic, un'azienda turca super specializzata. Le batterie allo stato solido saranno contenute in una cella in carbonio che sarà collocata dietro ai sedili, mentre i supercondensatori saranno posizionati frontalmente per pareggiare la distribuzione del peso, perfettamente quindi 50-50. Grazie all'utilizzo di celle allo stato solido di forma prismatica e alla tecnologia Cell to Pack, la densità energetica è pari a circa 500 Wh al chilogrammo, davvero spettacolare. Il boost di energia erogata dai quattro propulsori sarà fornito da ultracondensatori e, tanto per capirci, il rapporto di energia immagazzinata sul peso risulta quasi doppio rispetto a quello di una Tesla Model 3 Performance. Per garantire le massime prestazioni e assicurare la giusta efficienza, Estrema Automobili si avvarrà, come già detto, della consulenza della Electro Vehicle, che realizzerà il software denominato EVAI, che gestirà sia il Battery Management System che le prestazioni del motore elettrico. In relazione alle diverse condizioni di guida, tutte queste tecnologie dovrebbero garantire a Fulminea un'autonomia di circa 520 km in ciclo WLTP. Ci facciamo un bel viaggetto. Elettronauti, grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine, che in realtà non è finito, perché adesso io vorrei intervistare Gianfranco, quindi vi rilancio ad un video che uscirà questa sera alle 18, un'intervista con lui, 100% Gianfranco Pizzuto. Dimenticavo, iscrivetevi al canale, accendete la campanella, seguitemi su Instagram, su Facebook, insomma, sapete già tutto, è inutile che ve lo dica. Ciao!